Qua, cari telespettatori, ben ritornati al nostro consueto appuntamento in diretta. In diretta ve lo ricordo, è importante perché eh, c'è la possibilità, come sempre, da parte vostra di intervenire e di dire la vostra opinione. Eh, ricordo che a parte qualche giornata il giovedì in modo particolare, lo faccio per precisare perché alcuni hanno segnalato che non è possibile intervenire, il giovedì c'è una registrazione perché non sempre tutti gli ospiti possono venire in questa fascia oraria. Quindi consentiamo ad altri di registrare il giorno prima e voi in onda registrate il giovedì. Questa è la ragione per la quale molte volte succede che il giovedì non sia possibile intervenire, eh, cioè nonostante accogliamo comunque le vostre telefonate e cioè le vostre segnalazioni. Invece, quest'oggi potete intervenire. Il tema è. Purtroppo di grande attualità, dico purtroppo perché eh, parliamo di lavoro, lo facciamo con Antonio Confortin, segretario della WIL di Treviso. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E parliamo di lavoro, di lavoro che non c'è, lavoro che ne viene sempre meno, di grandi aziende che sono in difficoltà e che mettono in difficoltà naturalmente i lavoratori perché fanno determinate scelte, eh, sindacabili, cioè non è che l'azienda va male per questa ragione. Mh, cioè preferisce andare meglio in altri mercati e poi di aziende invece di altre dimensioni, di altre consistenza che purtroppo veramente stanno soffrendo moltissimo e quindi di conseguenza i lavoratori sono messi in una situazione critica. Qui parliamo nuovamente del problema della cassa integrazione, eh, parliamo di varie forme di cassa integrazione e anche eh, di quel che riguarda dei soldi che i lavoratori non arrivano. E vediamo anche di capire il tessuto economico produttivo come sta cambiando nella nostra regione. Eh, è sindacalista Antonio Cofortini della zona storico dell'area del Trevigiano, della Marca Trevigiana, un'area estremamente interessante, vitale, prospera fino a veramente l'altro ieri, perché bisogna dirlo: che improvvisamente si sta stravolgendo in tutti quelli che erano i parametri precostituiti. Allora cerchiamo di fare un po' di, di chiarezza, di, di, perché in questo momento preelettorale tutti promettono tutto, di tutto e di più, sembra che tutto poi sarà bello, fantastico, a prescindere da chi tu vada a mettere il voto che possa salire al governo, e poi non si capisce come invece le cose stiano degenerando sempre più, e quindi che cosa si, cosa ravve, lei cosa ravvede sul territorio? Perché poi lei è sempre ogni giorno in fabbrica, per cui chi più di lei sente le, la dare Due dati in modo che nel Veneto più che specificatamente nelle province, ma nel Veneto poi possiamo entrare anche nelle province di una cassa integrazione che se ne parla, ma pochi sanno cos'è questa cassa integrazione, gli addetti i lavori certamente, però noi abbiamo una cassa integrazione che è vitale per il mondo dei lavoratori e delle lavoratrici in questo caso, che è la cassa integrazione in deroga, che è un ponte tra quella normale e quella speciale. Che, che viene finanziata naturalmente dalla regione attraverso un contributo che dà lo Stato. Questa perché è importante? Perché dà la continuità a chi ha perso il lavoro, chi esse dalle fabbriche o per un'infinità di altri motivi, di mettere insieme questo raccordo, che si continua e hanno un stipendio minimo, cioè una cassa integrazione minima, che le permette di andare avanti in questa difficile situazione. Nel Veneto, visto che diamo anche un dato che riguarda tutta la regione, perché questa televisione non è solo nel Veneto, è un po' dappertutto, noi abbiamo questo mese, cioè il mese di gennaio su febbraio. Il mese di gennaio normalmente è sempre un mese di ripresa perché è il primo dell'anno e via dicendo. Invece non è così, c'è proprio un'inversione molto forte in questo caso. Abbiamo la cassa integrazione nel Veneto che è più 26%.8%. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, e una provincia come quella di Treviso, ma possiamo vedere Pava, possiamo vedere anche un po' tutte le altre province, nella provincia di Treviso abbiamo il 21%. E questo non è poco, questa cassa integrazione dovrebbe essere sempre a zero o poco di più perché si fa prima quella normale e poi quella speciale. E questo è un allarme che viene fatto dal sindacato, chi segue il mondo del lavoro, chi segue le aziende e, e che nel mese di febbraio sicuramente non sarà di queste dati, vuol dire che la situazione sta peggiorando. Ma non sembrava che ci fosse un miglioramento in certo qual modo, che sembrava che ci fosse una leggera, non dico ripresa, però qualcosa doveva dare dei segnali positivi. Allora, un'altra cosa, ci sono delle aziende, le eccellenze del nostro Veneto, ci sono delle aziende che producono anche adesso, che fanno una qualità molto elevata, che hanno dei rapporti con la comunità europea ma anche mondiale, queste aziende hanno da un mese e due ripreso, sono anche aziende nel tessile cioè, o nell'abbigliamento, ma in particolar modo nel settore metalmeccanico che fanno delle lavorazioni specifiche mirate che si ricorda una cosa che ultimamente è un po' sparita. Io ascolto qualche volta, col poco tempo che ho i dibattiti politici, credo li ascoltano tutti perché tutte le televisioni sono su questo che parlano avanti. Ma dell'eccellenza di alcune lavorazioni del nostro paese non se ne parla proprio, si parla più in generale e queste dovrebbero essere delle cose che vanno sottolineate, perché queste cos'è? Tutelate più che tutelate, sottolineate nel senso che bisogna che dicono qualcosa su questo, perché garantiscono che i posti di lavoro non sono grandi aziende, sono aziende medie, e via dicendo, anche nel settore del Tac. Anche pochissimo per quanto riguarda l'edile perché non è una cosa, ma metalmeccanico, anche un po' chimico, cioè ci sono delle cose che vanno avanti, io non ho sentito un dibattito che vada ad affrontare queste eccellenze, queste cose importanti che sono quelle che fanno camminare un poco e fanno abbassare la cassa integrazione, per esempio su tutta una serie di prodotti c'è molto meno cassa integrazione, che è la cassa integrazione iniziale per far capire ai nostri interpretatori che sicuramente lo sanno, e anche la terza che è quella speciale. Cioè un piccolo movimento c'è, ma non c'è quello che noi chiediamo con molta forza, qualche assunzione o delle assunzioni, se non a tempo determinato, che non c'è più perché la legge Fornero non le permette, solo attraverso la somministrazione. Cioè che è un, un periodo che vengono presi, tenuti i lavoratori, e poi lasciati. Eh, c'è stato un messaggio che diceva: eh, Ma quando è che ci danno i soldi della cassa integrata della, della Bisogna andare dalla Fornero? chiedeva un telespettatore. Dalla Fornero no, bisogna fare un accordo sindacale. No, ma i soldi concretamente? Perché probabilmente questo dava per presupposto che era già in cassa integrazione, ma non riceveva i soldi. Perché sappiamo che c'è stato un rallentamento. Sono indietro di un, sei mesi, forse anche di più, forse anche di più. La cassa integrazione in deroga viene, viene erogata dalla regione Veneto, perché è la regione Veneto per il Veneto, per gli altri. E qua c'è tutto un meccanismo molto difficile che rallenta perché quasi sempre non è coperta, deve essere coperta. Una volta quando si firma un contratto di questi tipi, di questo tipo, bisogna che sia dalla copertura. Però molte volte noi facciamo grandi... Forzature per non lasciare a casa le persone perché si agganciano a questo elemento che le permette di poter andare avanti nel tempo. Eh, ci vuole sempre due o tre mesi, in qualche caso, come dice quello, questo messaggio, sono sei. Ci sarà, non la conosco bene: ci sarà qualche meccanismo che è un po' rallentato, ma non è che oggi abbiamo la possibilità come c'era qualche anno fa o due anni fa, un anno e mezzo fa, fatta la cassa integrazione, sapevamo di preciso quanto arrivano, dove arriva, in che maniera arriva. Adesso con le difficoltà c'è anche questa difficoltà. Però si sta facendo il possibile per questo, ma deve sempre muoversi gli organi istituzionali che sono quelli che permettono di dare un risultato preciso. Su questi meccanismi. Quindi, questi... cosa dovrebbe succedere, visto che siamo in un periodo di grandi previsioni, grandi auspici, poi torniamo nel merito specifico del territorio, sempre a livello di eh, politica generale del lavoro, per aiutare i lavoratori, conseguentemente anche le aziende, a, a riuscire a sistemarsi se non altro. È sparita uscire... una parola mm. da, questo, da questo dibattito, Cress Italia, sparita, non sento più nessuno che dice questa parola, Cress Italia. Nel primo ministro che c'era, ancora che c'è ancora per pochi giorni perché poi si va a cambiare tutto. Non hanno fatto gli investimenti, non hanno fatto quello studio particolare laddove che è possibile intervenire e finanziare. Perché già le aziende che oggi lavorano e che stanno in piedi eh, fanno dei miracoli notevoli, cioè qui hanno una difficoltà fortissima per quanto riguarda questo aspetto. Ma noi abbiamo un problema che è quello strutturale per il passaggio dei finanziamenti o degli investimenti su queste aziende. Cioè il dibattito politico che c'è adesso, dicono tutti di tutto e di più, poi ultimamente negli ultimi giorni qua mi sembra un po' meno, parlano poco dove investire e in che maniera mm. investire. Ma se non cresci l'artigianato che Noi siamo un Veneto. Il Veneto è famosissimo per l'artigianato, un, un po' dappertutto. E quindi si continua a ripetere solo la piccola impresa, proprio quella che eh, era l'elemento un po' esatto, vincente, caratterizzante, che poi è stata contro la quale si è puntato il dito nelle politiche stile Sì, che perché, si sono perché poi anche recentemente, l'altra settimana, io ho fatto un incontro con una media piccola impresa, arrabbiatissimi perché sono tassati troppo. cioè... Questo 56% della tassazione è la Reale. prima cosa che ti dice l'imprenditore, ma perché io devo pagare tutte queste tasse, dove va? E adesso che sono in difficoltà, per avere anche le vari sistemi di sostegno mi vuole tantissimo tempo e devo impegnarmi io e non, non viene più nessuno nella mia azienda per darmi una mano. Parlano di tutto e di più, ma non è che venga qualcuno, qualche onorevole, qualche deputato che molte volte vengono anche chiamati che questa è la tua soluzione, ma certo. perché noi abbiamo fatto questo? Perché il governo ha dato queste possibilità? La riforma Fornero, io mi spe spero che venga un po' cancellata, almeno il 50% di quello che è stato fatto. Non è stata una grande riforma, non solo per gli esodati, ma anche per quelli che. Non raggiungeranno mai la pensione e su questo c'è un dibattito fortissimo. Io non so come andranno le elezioni, ma penso che non c'è stato fatto quell'atteggiamento forte verso l'industria, gli artigiani e chi manda avanti questo paese. Si parla di tutto. Adesso si parlano addosso molto di più di prima, è l'ultima settimana, speriamo che finisca sempre e che si possa finalmente mettersi attorno a un tavolo e poter discutere della gravità che c'è su questa nostra regione, su queste nostre province, che sono tutte province eccellenti, ma anche per quanto riguarda il turismo, che noi non lo tocchiamo mai, ma anche il turismo è in grandissima difficoltà, non solo l'industria e l'artigianato, ma anche la parte del turismo. Allora, se non riusciamo a smuovere questa, questa realtà, è difficilissimo venirci fuori perché ci sono delle situazioni che possono accadere da un momento all'altro. Ecco, ritorniamo adesso un po' al, al tessuto produttivo, anzi andiamo prima in pubblicità, poi ritorniamo insieme così abbiamo anche fare un discorso abbastanza completo su come si è trasformata la realtà, proprio il tessuto delle aziende, in funzione di determinati meccanismi che sono stati richiesti. Che adesso facendo un esempio, se eh, la Benetton lascia a casa un tot numero di persone, eh, e questo sta destando veramente grande allarme, poi ne parleremo anche tra qualche giorno anche con gli artigiani, perché sono i terzisti eccetera. Sono i, gli artigiani esatto. sono quelli maggiormente colpiti. Questo porta, porta delle ripercussioni non solo ai lavoratori che stanno, resteranno a casa, che ma anche a tutto un indotto. Andiamo in pubblicità, poi torniamo su questo discorso. Allora andiamo adesso subito al territorio lei ha un'esperienza passata tra l'altro proprio all'interno dello sport system poi nel settore anche alla Benettoni in particolare eh, anni quindi di conoscenza che ha maturato e cosa ne dice di quello che sta succedendo che spiegazioni ci possono essere cioè, mh, proprio per fare un esempio che è sulle cronache insomma, di questi giorni però cosa reputa? Sì, lo sport system è conosciuto da tutti, cioè gli addetti ai lavori e non i addetti di lavori, l'Italia aveva un punto di riferimento che era lo sport system che comprende tutte le lavorazioni dal calzatoriero. Alla, alle confezioni, alle calze mali e maglie, tutte queste, queste Era aziende. Era la, la famosa marca trevigiana insomma, sì. che godeva di questa situazione privilegiata. Poi tra l'altro anche lì, se l'economia va bene, lo sport si pratica, è esteso, diventa popolare. Se l'economia va male, come vediamo adesso, la montagna è in crisi nonostante la tanta neve perché la gente non ha soldi per, per godere di questi sport anche invernali piacevolissimi però che costano. Basterebbe parlare con i negozianti che avevano avuto per un periodo florido, lo chiamo io, delle vendite di grandi numeri, adesso queste vendite non ci sono, sono molto pochi, perché lo sport system praticamente è praticamente sparito, sono rimaste 4-5 aziende che vengono conosciute, Le cito la Diadora, la Tecnica la stessa Benetton con le problematiche che ci sono adesso, ma noi avevamo aziende per gli addetti allo sport assiste che si chiamavano Munari e poi avevamo le aziende storiche, la famosa prima grande azienda della Sanremo di Cairano-San Marco, 5.857 persone di cui il 73% erano donne. partivano 35-40 corriere dai vari punti della regione, non di Caerano San Marco che è nella provincia di Treviso, e portavano, andavano a prendere lavoratori da ogni parte della regione perché non c'era sufficientemente la richiesta forte che era stata. Poi il calciatoriero che è quello più conosciuto sia per i Scarponi sia per i SI, sì, che ci sono ancora, quelli che che hanno i scarponi, sì, gran parte sono di questo livello, e poi avevamo le grandi aziende come la Diadora che c'è ancora per quanto riguarda le scarpe da calcio, e abbiamo ancora un'azienda un eh, che si chiama Benetton, che corre, la conoscono tutti sicuramente nel mondo, e che adesso ha qualche problema, è un problema anche piuttosto consistente. È qui. Ecco, che problemi, di che problemi si tratta stiamo parlando? Cioè, perché questi, queste persone... Staranno a casa, sono numeri anche importanti. Sì, c'è stato un primo incontro, sono state annunciate, il numero preciso non lo sappiamo, ma abbiamo capito, lo sappiamo, possiamo dire che senza nessun problema, attorno alle 600 persone, eh, più 120. Sono stati pubblicati sui giornali, sono questi eh, dati. quello che leggiamo anche nei giornali che io conosco abbastanza bene. Il problema di questa azienda, di altre aziende, era che c'era l'indotto. I famosi laboratori, famosi anche questi, perché questi laboratori che erano formati da 14-15 ragazze per rimanere, erano quasi tutte ragazze molto giovani sui 16-17 anni: che eh, continuavano ad avere, continuavano eh, ad assumere continuamente, cioè si assumeva in queste, in queste aziende. Lo interrogo solo un attimo perché c'è una telefonata in attesa. Eh, pronto? Pronto? Niente, forse è caduta, è caduta la linea. No, chiedo magari alla regia se mi mettono il comunicato nell'altro monitor perché altrimenti non riesco a vedere quando c'è la telefonata. Prego, Conforti. Vediamo se riusciamo a recuperare il nostro telespettatore. Mi scuso per averlo fatto attendere. Sì, eh, questi laboratori che erano formati da 14-15 persone, era questo lo standard, eh, lavoravano completamente per la Benetton, erano tantissimi, parlo di migliaia di laboratori, eh, dovevano acquistare le macchine circolari, che sono quelle che lavoravano la lana, una, un certo tipo tecnologico della marca eh, Trevigiana e anche questa possibilità di questa lavorazione particolare, e che eh, avevano poi il problema di riportare il prodotto all'azienda. Questi si fornivano anche di un piccolo camioncino di qualunque, di qualunque tipo, se l'azienda era di una certa portata, perché non c'erano solo questi, si erano formate anche aziende di 50-60 persone che lavoravano un po' dappertutto perché l'azienda la, Benetton ha un magazzino robotizzato primo forse in assoluto in Italia, in Europa, nel mondo per poter spedire la produzione con tutti i pacchettini grandi e piccoli dove andava dentro il jeans e la maglietta organizzato, tutto organizzato, strutturato proprio per questo tipo di azienda mi sembra che abbiamo di nuovo la telefonata pronto? sì, sì c'è, <ride> buongiorno, da dove chiama? mi ho detto. adesso la sentiamo, sì, adesso vediamo dalla regia che regola in volume e la sentiamo, mi dica tutto grazie di cuore, questa mi sente qua che sta vicino alla gente allora, il Comfortin, vedo un titolo là, ma dove è finito il lavoro? Il Comfortin lo conosco di vista. L'ho trovato più volte perché siamo vicini del paese. Se mi contattano con il mio numero, poi potete pure dare il mio numero che parlo anche con lui. E perché? Dove è finito il lavoro? Il lavoro, dove è finito? Comfortin! Buongiorno, sindacati. ciao, se mi conosci, ti do del, del dove, tempo. Dove sono finiti i sindacati? Noi siamo qua, oggi ci siamo sempre per quello. Eh. Anche da dire c'è. Mm. Tu metti in contatto con me mm. e vedrai che ti dico dove è finito il lavoro. E perché? Perché sono arrivato al punto che domani mattina a TV7 alle 7, no? Mm. Questa emittente qua di cuore, io intervengo un'altra volta. E perché? Perché i valori del lavoro e tutto quello che va dietro sono finiti ho massima stima per lei eh, siamo vicini qua l'altra volta ho mandato i messaggi riguardo a Vede Lago e sì. l'aspetto anche lei Fatti dare il mio numero dalla televisione. Se le lasci e, il numero io poi ti chiamo anche finita la trasmissione. E a Natale ci vanno Natale. Va bene. Grazie. Grazie, arrivederla. Grazie, rivederla. grazie, rivederla. grazie. No, Sì, volevo dire anche a te che questa è una televisione molto attenta ai problemi del lavoro e credo che è importantissimo in questa fase che è una fase difficilissima. E bisognerebbe moltiplicare... Eh, questi interventi con più persone diverse, che fanno sempre, ma l'attenzione che dà questa televisione credo che sia una cosa importantissima. E perché infatti, soprattutto, ci sta a cuore a molte persone che sentono parlare dei mirabolanti massimi sistemi a livello nazionale, però a livello territoriale, tornando a noi, di ben poco si parla. <ride> sì, si, si parla molto. Volevo dire che poi questi laboratori che erano formati in qualche caso anche da ex dipendenti della. Si mettevano in qualche si modo in proprio, a conto proprio, proprio delle... perché vedevano di poter fare e giustamente, anche perché altrimenti non si, si poteva dare quel flusso indispensabile anche dall'esterno. Per le lavorazioni, facevano delle parti della maglia, non tutta la maglia, ma anche la maglia completa. Eh, ma chiedo... e, eh, sì. e questi davano lavoro. Quindi investimenti anche in beni materiali, beni materiali eh, durevoli tra l'altro, quindi una cosa importante, un'azienda che, che si sono costituite, poi ne parleremo tra qualche giorno proprio con gli artigiani coinvolti in questo. Che saranno arrabbiati gli artigiani. Che saranno leggermente arrabbiati perché ci hanno chiesto proprio di intervenire perché leggermente alterati, eh, possiamo immaginare, che non possono fare altro che questo, cioè lavorare come terzisti di questa quest azienda. Ma allora per spiegare a chi non è addetto lavori e ci sta ascoltando. È in crisi, in crisi così eh, grave l'azienda Benetton della situazione per lasciare a casa più di 500 persone, per mettere in discussione tutto l'indotto o sta facendo semplicemente una politica eh, di delocalizzazione, poi giustificabile o non giustificabile, non entriamo nel merito perché anche lì si tratta di dire a vita mea e purtroppo queste aziende non ci pensano su due volte, lo fanno e quindi nuovamente colpa dello Stato che non tutela le realtà del territorio. Secondo lei, quindi avete guardato i conti insomma, sì. fatto, crollo del fatturato drammatico il, oppure una speculazione soprattutto? No, sicuramente la difficoltà delle vendite nel mondo, questo secondo me la Benetton ha anche i, i negozi, è difficile le, le vendite anche per la Benetton, ma non solo per la Benetton ma anche per tutti gli altri che producono questo prodotto, il TAC, il tessile, abbigliamento, calciatoriero è al di là di tutte le promozioni che possono fare, c'è proprio un calo reale e questi laboratori, che già molti sono stati chiusi, eh, via dicendo, è dovuto da questa crisi, ma è dovuto anche da una linea eh, dell'azienda dell che un, una parte di produzione viene fatta all'estero, ma per un motivo molto semplice, lo fanno anche tutti gli altri, però fino a questo punto la Benetton non era mai arrivata per quello che conosco io. E, e ha incontrato una crisi non indifferente anche loro. E questi laboratori sono quelli che pagheranno di più rispetto a tutto il resto perché quando è partita questa ristrutturazione, non sappiamo come, ma credo che verrà salvato a tutti i livelli questa, questa situazione. E anche qua io inserisco una cosa che non è nuova ma che è di tutti. Mi piacerebbe sapere dov'è la politica adesso su una situazione di questo tipo non tanto per aiutare la Benetton, che forse per loro problemi non ne hanno, ma è per quelle centinaia di lavoratrici, di lavoratori che dopo gli ammortizzatori sociali perdono il posto di lavoro. Io non so come va l'Italia, come andrà o come verrà a fuori. C'è sicuramente una problematica molto forte che se questi grandi gruppi e questo. Che è un grandissimo gruppo ancora, che lo possiamo mettere all'interno dello sport system, ha queste difficoltà e non c'è degli interventi diretti che dovrebbero avvenire dalla politica, perché anche la politica si deve preoccupare dei lavoratori che vanno a casa, delle lavoratrici. Anzi. Non so se si preoccupano di questo. Io dicevo, una o due sere mi sono messo anch'io a guardare, a girare nelle televisioni, que si parlano tra di loro chi è più bravo, quello è meno bravo, ma no, cosa devono fare e come devono intervenire. No, e qual è chi deve vincere e chi deve perdere. Devono, devono presentare un programma, pochi punti ma chiari, non 150 punti come ho visto un programma recentemente, ma che vadano verso il lavoro, che vadano verso i giovani, che vadano verso le difficoltà del paese, ma che vadano anche verso questa nostra provincia che era una provincia che Forse colava l'oro a suo tempo, da, dappertutto non avevamo nessuna problematica, adesso siamo in una difficoltà. Io direi che si fermassero un momentino, mezz'ora, e che dicessero, non i 150 punti, noi facciamo queste cose. La Benetton è in questa situazione, ma anche le altre che ho citato e che citiamo, e che magari o non facciamo. Anche altri togliamo, settori. Il manifatturiero nel questo. Veneto sta, sta sparendo, qualcuno pensa di fare qualcosa, basta, basta promesse, vogliamo lavorare e non stare in cassa integrazione. Io sono perfettamente d'accordo, non solo perché sono un sindacalista, ma per questo è, è il pensiero di, di, di chi scrive, di chi telefona, perché la vivono sulla pelle ogni giorno, ma quello che a me non mi può andare giù e credo molti di noi e ci parliamo anche tra di noi, il Cressitalia dove è andato? Abbiamo messo le tasse. Cioè lo sviluppo praticamente. Lo sviluppo, cioè ma a me piaceva questa parola Cressitalia, no, Cala Italia la potevano chiamare perché di Crescita non ho visto niente, ho visto solo che si è salvato il mondo bancario con dei scandali paurosi per quanto riguarda Qualche istituto bancario, ma questi sono rimasti sempre al loro posto, prendono i loro grandi lauti, stipendi, ma che sono stipendi e l'hanno uno stipendio di loro è un anno di un dipendente o anche molto di più. Ma non è che ha, ha ragione le piccole e medie aziende che non hanno avuto i contributi per poter andare avanti, perché questo è il problema principale. Assolutamente per... un attimo solo, eh, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sono Bruno Davide Lago. Buongiorno signor Bruno. Io conosco Confortin, non dico il mio cognome, ma lui ha preso il mio posto nel Consiglio Comunale. Tanti anni fa però, eh? <ride> eh, <no. ride> Era molto, ero molto giovane allora. Eh, allora, io vorrei dire qualcosa sulla, sulla cosa, sulla diadora. Sì. Negli anni 90, dal 90 al 2000, noi che costruiamo impianti speciali macchinari, Abbiamo lavorato dieci anni per la Diadora e lei, Diadora, ha brevettato anche sette di questi brevetti. Tutti i laboratori e in giro le fabbriche di scarpe che c'erano qua nella zona, abbiamo fatto parecchie di queste macchine e senza mandare a casa nessuno si era aumentata la produzione fortemente. Cosa è successo? Che con la globalizzazione noi non abbiamo più fatto niente per, queste per questi laboratori perché preferivano Torsu in nero e extracomunitari per non pagarli, non pagarli poco. E quella è stata la rovina dell'Italia. Io, Ponfortin, nel frattempo ho girato tutta l'Italia, tutta l'Europa e anche il mondo, Iran compreso, Cina, India. Stiamo lavorando, non abbiamo mai avuto crisi, abbiamo assunto anche adesso qualche persona di 50 anni. Il Veneto pagherà più di tutto e di tutti. Perché? C'è un motivo solo non abbiamo fatto investimenti, non abbiamo fatto ricerca, non abbiamo fatto niente. Adesso st cosa stiamo vedendo? Io dico personalmente nella mia sì. azienda che non faccio il nome quando domando duecentomila euro alla banca me li dà. Perché? Perché prospetto un investimento per la produzione. Confortin tu, che sai che Vede Lago è un punto chiave anche per il nostro comune, per tante cose, e prendiamo quella del Sile, che sei stato bravo. Il problema è questo: tante chiacchiere e pochi fatti. Io, sai che tu hai preso il mio posto, non andrò a votare perché non posso essere complice della distruzione di questa Italia. Posso dire una cosa solo: sì. da 22 anni che io vado in Repubblica Ceca, in Polonia, da quelle parti là si sono talmente sviluppati che la comunità europea ha dato soldi a fondo perduto a queste nazioni comprese la Bielorussia e i compagni che stiamo lavorando che invece di investire da noi hanno investito da loro e non mi farà paura la Cina, l'India che sono stato il Brasile mi fa paura la Repubblica Ceca la Proonia, la Croazia e i paesi emergenti della Russia una cosa confortante voglio dire Fa chiudere tutti quei becchi storti di politici che stanno parlando e fanno schifo. Io sono un imprenditore che non ha mai avuto crisi da 33 anni, perché? Perché io sono riuscito a fare un consorzio tra artigiani, tra artigiani che lavoriamo insieme guardandosi negli occhi, senza andare dal notaio. Abbiamo pressi che neanche gli indiani né i cinesi riescono a fare e ti invito, nella mia azienda, a far vedere che tecnologia abbiamo. Dai, perfetto. Ben, ben volentieri. Intanto complimenti alla conduttrice perché eh, è una persona. Molto bravissima, grazie, bravissima. vi saluto tutti, As sì, grazie, Ascolmi molto gentile. Un, un momento solo, eh, se vuoi ci vediamo sabato dalle 11 a mezzogiorno. Dove io ci sono tutti i sabati in proloco. Così sviluppiamo il discorso che hai fatto. Però Comunque lui... vi metterete a contatto. Sì. Eh, dove... Poi eh. sulla sulla diadora volevo dire qualcosa. Cosa sì, sì, andare. sì, dopo andiamo in pubblicità, infatti. Prego. Anzi, facciamo così così possiamo parlare un attimo tranquillamente. Andiamo subito in pubblicità, poi rispondiamo al nostro telespettatore perché ha puntato l'accento su alcuni aspetti, cioè mh, alcuni imprenditori devono anche fare una mia colpa eh, eh, Forse c'è stato anche un problema del troppo stroppia. Vediamo il punto di analizzarlo, forse anche lei ci può spiegare meglio certe dinamiche visto che le vive le ha vissute sul territorio. Pubblicità, torniamo tra pochissime e rispondiamo al telespettatore. Eccoci, abbiamo una telefonata in attesa, sentiamo il nostro telespettatore e poi rispondiamo a entrambe le chiamate. Pronto? Buongiorno cara, sono Giorgio, sono un buon tempo Giorgio. Da dove Io chiama? Sono stato, sono stato dopo Renone, sono Pre stato diverse volte lì da voi. Sì, dica, dica signor Giorgio. Volevo parlare col signore lì vicino. Sì. Buongiorno anche lei. Buongiorno, buongiorno. Però io ho girato al mondo. Da quando hanno aperto le frontiere, che hanno globalizzato il mondo, no? Noi ci aveva, aveva già danni da pagare perché dovevamo mantenere il no? nord. L'Italia doveva mantenere il sud, perché aiuti al sud sono andati giù più di miliardi, no? E dove sono andati a finire non si sa. Perché il sud è rimasto come era 50 anni fa. Noi dopo di aver tirato dentro tutti gli extracomunitari hanno, hanno preso il posto dei nostri connazionali però sottopagati lavorano per 4 centesimi no? e noi vero, abbiamo perso i posti di lavoro per aiutare gli extracomunitari. Per colpa dei nostri politici a lì, il mondo è stato un danno enorme per, le, per tutte le nazioni, per tutte. Che noi dobbiamo mantenere extracomunitari qua con i nostri soldi, con i nostri stipendi, con le nostre pensioni, dovevamo, dove, dovevamo dargli soldi allo Stato per mantenere questa gente, dobbiamo mandarli tutti ancora a casa sua, dobbiamo tornare come una volta a chiudere le frontiere e non lasciare venirne dentro nessuno, fare come fa fare la Svizzera, come fa l'Austria, come fa tanti altri Stati del mondo, Ci mandano fuori extracomunitari. Sentiamo subito Poi cosa le arrivederci. Grazie, rivederla, signor Giorgio. Eh, rispondiamo a tutte e due le telefonate. Sulla, sulla, sulla prima telefonata mh, ci siamo già detti qualcosa e vedremo di sviluppare. Io faccio una proposta alla conduttrice che eh, quando sarà possibile portare qualcuno di questi che mi sembra molto, molto bravi, che hanno lavorato, che sono impegnati, che hanno girato l'Europa e qualcuno ha girato anche il mondo. Di conseguenza questi la, politica, questi la politica non... non li ha premiati, anzi se non avevano la loro volontà, e come si dice, spendevano la borsetta o, o la valigia e andavano a vedere come stanno le cose, neanche quei dipendenti che ha eh, il nostro amico che ha parlato prima... Non avrebbero trovato nessuna soluzione. Sulla seconda telefonata, io da sindacalista devo dire che noi dobbiamo aiutare praticamente anche i paesi che non erano in grande sviluppo e che oggi per altri motivi, dobbiamo aiutare tutti quelli che devono essere aiutati. Perché eh, l'apertura delle frontiere, eh, mi ricordo. Eh, quando i nostri padri andavano in Canada, andavano negli Stati Uniti via dicendo qui la cosa si è un po' degenerata per, per alcune questioni, non c'è stato un controllo. Per esempio, solo noi abbiamo questo sistema di altri paesi, la Francia, la stessa Germania, eh, la stessa Inghilterra. Sull'entrata dovrebbe essere regolamentata. Ormai ne abbiamo tantissimi qui ma quelli che hanno voglia, volontà Trovano sicuramente anche da noi e vanno aiutati. No, ma bisogna dire poi una cosa che al di là degli sfruttamenti, e dove lo sfruttamento è deprecabile, come anche nei momenti buoni, il pagare poco un lavoratore, quindi sottopagarlo perché non consente di muovere l'economia. Eh, C'è un discorso relativo al fatto che certe mansioni, inutile negarlo, se tornate i confortini, il peso della Benetton è fuori dal settore industriale, principalmente bancario. Qual è il tuo pensiero su qualche fondazione vicini ora? Sentiamo la propria opinione. Eh, C'è il discorso che tanti lavori, tante mansioni. Non, non si trovavano personale per poterle svolgere? Sì, non c'era, c'è stato, stato un momento, questo, tu hai perfettamente ragione, c'è stato un momento nel nostro paese che, di che avevamo lavoro all'infinito eh. e, e non trovavamo manodopera, ma non perché non c'era, perché proprio non c'era eh, sufficientemente. E questo fino a pochi anni fa, sì, non tanti anni a, fa altrimenti è. le aziende chiudevano baracche burattini, sì, per cui e bulette e questo, perdevano il lavoro e si perdevano le commesse, le commesse esatto. e via dicendo. Poi le cose non sono andate così, anche noi siamo andati un po' in crisi gradualmente da 3, 4, 5 anni, è da 5 anni o 4 anni che è partita, ma lì c'è stata una grandissima confusione. Cos'è che non ha inciso in questo momento? Come sempre la politica, indipendentemente da chi era il governo, anche qui come hanno fatto gli altri paesi stranieri, una, gli altri paesi europei della nostra Europa. Un minimo di regolamentazione doveva essere fatta e non è stata fatta. E poi ci troviamo in questo. poi uno qui la può pensare politicamente come vuole, ma il fattore lavoro in Italia era una cosa importante, vorrei dire vitale, Beh, certo. vorrei dire la cosa per migliore che c'era. manca in questo... due minuti alla chiusura per rispondere al messaggio di prima che, che le chiedeva eh, sulle fondazioni bancarie e cose. Beh, io ho citato anche prima la, le banche, le, le cito anche adesso perché è anche giusto, eh, noi poi a Treviso abbiamo anche tante banche, non è che abbiamo poche banche, abbiamo tantissime banche e sono tu, tutte aperte, per fortuna, non dico... Come nella siamo? crisi sono rimaste come prima, non è che sono, sono fallite 350 aziende ed è fallita una banca, di no, 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 per i lavoratori che c'erano lì dentro, ma non c'è un livello di che si può dire di ragionamento che va bene per questo e anche per quello. Il problema delle banche è che hanno fatto sempre i loro interessi, continuano a fare i loro interessi che hanno sfruttato i conti correnti di, della povera gente e che continuano a sfruttarli e che non hanno inciso quando serviva dare l'aiuto ai piccole piccolissime aziende. L'esempio di prima in diretta è molto chiaro, molto preciso e, e anche molto vicino alla gente. Se vai adesso chiamato, certo. a chiedere qualcosa e andavamo sei mesi fa o due anni fa, non è cambiato niente. Siamo ecco, sempre come sopra... prima. Questo è il fatto che ha una certa gravità e che non si è intervenuti in quelle eccellenze importanti o quelle aziende che portavano il lavoro all'estero o le aziende che lavoravano per l'estero e venivano in Italia. Ma quanto, facendo riprendendo un po' il discorso di prima, nessun politico promuove idee per risolvere la crisi, hanno paura di bruciarsi la seggiola, poi un altro era il messaggio dei cofotti della Fornero che più che vabbè, appoggiare la casta o cosa mh, ha sostenuto una realtà che non è tale perché per conoscere il mondo del lavoro bisogna starci dentro, bisogna forse lavorare <ride> veramente nelle aziende e poi prendere provvedimenti relativi. Mi sembra eh, che tanti di questi non hanno mai avuto un lavoro eh, dipendente, esatto. tutt'altro che lavoro dipendente. Eh, oppure un lavoro talmente dipendente di docenza quant'altro che vivi in altri mondi perché tanto sei ben che stipendiato ma eh, il discorso di errori di un mea culpa da parte anche di molti imprenditori che hanno speculato situazioni di favore c'è realisticamente, c'è sicuramente non è perché che non ci sia, c'è, che fanno adesso, ne pagano poi adesso le conseguenze adesso ne pagano le conseguenze e le hanno pagate anche un po' prima sulla speculazione che in realtà in un momento e uno stato come nostro non si poteva assolutamente fare, non si poteva fare, è stato fatto lo stesso e anche qualche imprenditore che è anche esagerato, diciamo tra noi qualche imprenditore, ma c'è sicuramente la stragrandissima maggioranza che ci ha lavorato sopra, sodo e non a otto ore al giorno ma molto di più. A questi va anche il mio applauso e anche il plauso di tutti quelli che fino ad oggi sono, hanno ancora la propria azienda. Allora ringraziamo Confortin di essere stato qui con noi, naturalmente ci vediamo bello, grazie, appunto, dopo le elezioni e cerchiamo di fare questo incontro anche con delle persone che veramente operano nel territorio, imprenditori, lavoratori eccetera, che potrebbe essere anche molto interessante e naturalmente buon lavoro anche a lei, speriamo grazie, che ci siano notizie tanto. migliori, a voi buon proseguimento, come sempre ci ritroviamo domani. È